Innanzitutto, il più importante è molto, allora entro per gli altri. Se tutti sposti da qui è meglio. L'italiano per la corrispondenza del nostro tempo. Analista politico, esperto dell'opinione pubblica e comunicazione, insegna all'Università di Bologna e alla scuola Holden di Torino. Ha scritto sull'Espresso, il Sole 24 Ore, analisi sul consenso e comportamenti a devoto appaiono regolarmente su Sky TG 24, la 7, Rai e su testate internazionali come Reuters, Wall Street Journal e Bloomberg. Con noi molto Gordon è stato per molti anni il responsabile culturale dell'Espresso, ha lasciato la Polonia nel 1968, vive a Firenze. Ha scritto numerosi saggi sull'ebraismo e sull'Europa centro-orientale. Ha vinto il premio internazionale della 93esima edizione del Federico Legosi. È coautore con Giulia Spuntino del Guardiano Mare Federman La Conta 1998-2016. Con Massimo Di Vivacci, il Mauro Martini, di Civiltà dell'Europa orientale e del Mediterraneo 2001. Ha scritto Le scelte del ramo, Identità ebraica e confraternità, nel 2006, Il bambino nella neve, 2016, Massimo del Messia, nel 2019. Il libro che Lorenzo Pregliasco, contro della nostra riflessione, parla del futuro dell'Italia attraverso le riscoperte delle affinità con le grandi trasformazioni della politica del passato. Racconta i periodi che hanno caratterizzato l'Italia e come è diventata il paese che è oggi. La ricostruzione dal 46 al 48, con la nascita della Costituzione, gli anni 70, gli episodi di conflitto e di violenza, gli anni di piombo, ma anche le conquiste legate ai diritti e la stagione in cui crolla il sistema della prima repubblica, quando le inchieste abbattono il sistema dei partiti e cresce la politica. Dagli anni 70 poi, più marcatamente dagli anni 90, fino alla debacle del 2000, quando la partecipazione ha cominciato a calare, sia alle elezioni che al referendum. Guardando indietro, affermento che tra la fine anni 60 e 80 portò l'Italia a una serie di trasformazioni, dal divorzio all'aborto, allo statuto dei lavoratori, vediamo che quella stagione è stata possibile grazie al fermento della società, ma soprattutto grazie al fatto che il fermento fu raccolto dalle istituzioni. E poi il periodo tra il 1992 e il 1993, quello delle indagini di Tangentopoli, delle stragi mafiose, della crisi dei partiti e delle crisi economiche. In politica negli ultimi anni, quindi, la risposta è stata il novismo, ovvero la tendenza ad appoggiare qualunque tipo di novità. Cedo la parola a Lobe Colco. Perfetto, grazie. Buonasera. È un piacere presentare questo libro, fare la chiacchierata con Lorenzo Pregliasco sul paese che siamo, e per vari motivi. E prima di tutto perché spiega in una maniera molto chiara, quasi didascalica, e quando dico didascalica non intendo la qualità, ma più la chiarezza la qualità sì, come chiarezza dell'esposizione, è l'evoluzione dell'Italia negli ultimi 50, 70 anni, forse di più, e forse a partire dall'indomani della Seconda Guerra Mondiale, dell'Assemblea Costituente, eccetera, eccetera. E spiega anche molto bene il rapporto fra l'opinione pubblica e le varie leadership, il ruolo della leadership, l'evoluzione
dell'opinione pubblica, e soprattutto perché non è un libro totalmente pessimista, no? Cioè, nel senso che probabilmente molti di voi hanno letto, hanno sentito parlare del rapporto Censis che parla della società dei sonnambuli. Cioè, l'80% degli italiani non ha nessuna speranza nel futuro, cioè uno ha letto una cosa così e poi che cosa deve ancora fare, no? E, ecco, Previasco non ha questo atteggiamento e spiega una cosa, lo dice implicitamente tra le righe, o forse neanche tra le righe, una cosa molto in apparenza molto complessa e in realtà abbastanza semplice. E cioè spiega in qualche modo, si capisce da quel libro manca di una cosa che spesso io almeno trovo nel dibattito, in quello che viene ancora chiamato dibattito pubblico, e c'è una specie di determinismo, no? Cioè le cose sono andate così perché dovevano andare così e non potevano andare diversamente, e poi a riprova di questa cosa si citano le dichiarazioni di qualche politico o un'analisi di qualche giornalista di 40 anni fa, eccetera, eccetera, come se fosse ieri, e quindi abbiamo proprio una specie di, ecco, vedete, già allora si diceva, e non c'è mai l'idea che il passato contiene in sé sempre le possibilità non realizzate, ma che il fatto che quelle possibilità non siano state realizzate non significa che non potevano essere realizzate, no? C'è una specie di hegelismo da catto, no? Cioè le cose sono successe perché dovevano succedere. Ecco, Preliasco per fortuna manca di queste cose, ma con molta lucidità invece spiega le chance, quelle che sono state in qualche modo sfruttate, le cose attuate, le cose non attuate. E quindi non ci lascia senza speranza, non è che ci dia molta speranza, anche di questo magari parlerai tu dopo, però non ci lascia senza. Io vorrei però, prima di fare delle domande dirette, vorrei buttare già due o tre idee che magari, se vuoi raccogliere qualcuna di queste, che sono già dei temi più che domande dirette come si fa spesso in televisione, no? E allora, vorrei dire questo, che ci ho riflettuto un po' su questa cosa del, più che sul tuo libro, arrivo al tuo libro, ma questa roba della società dei sonnambuli, no? E di una società che non vede il futuro. Allora, ovviamente c'è la questione demografica, no? Che è decisiva spesso nello sviluppo delle società, o anche nel disgregarsi dei paesi, no? Cioè la disgregazione dell'Unione Sovietica qualcuno l'aveva prevista anni prima, e partendo dai dati demografici, no? Quindi la demografia italiana, l'invecchiamento della società, spiega molto questa roba della mancanza di futuro, no? I vecchi non si immaginano il futuro, si raccontano il passato, no? E in questo senso ho pensato, mi è venuto in mente, credo che fosse l'ultimo libro di Bauman, no? Che era intitolato Retrotopia, in cui lui parlava di questa utopia e il contrario, l'utopia e il contrario, no? C'è l'utopia del passato glorioso, che secondo lui si stava impossessando delle società, non solo in Occidente, lui parlava per esempio dei fondamentalismi islamici, ma anche dei populismi di destra, no? Queste cose di come era bella la società una volta, e quindi quello è il riferimento, l'utopia è il passato, non più il futuro, no? E in questo senso, e qui entro, forse ti comincio a buttare qualcosa, e cioè in fondo se si pensa alla retropia, a questa idea del passato, che in Italia è molto presente nella narrazione anche non direttamente populistica come quella dei Fratelli d'Italia, no? Che non è proprio direttamente populistica a differenza della Lega, ma
E c'è comunque questa idea del, no, il ritorno all'idea dal concetto della nazione, al passato glorioso. Ora loro hanno un problema con il passato, però comunque da salvare qualcosa di quel passato, no? Però in questa roba del mentre il futuro, l'avvenire, è una cosa collettiva, no? Cioè si fa insieme, immaginare di fare qualcosa insieme, e questo è il futuro, altrimenti il futuro non esiste. Un'utopia del passato è sempre individuale, no? Tu individuo solo che vedi e contempli come poteva essere il mondo. Questa cosa nostalgica, la nostalgia in genere è molto individuale, no? E questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. L'altra cosa che riguarda la stessa possibilità di fare politica, no? Noi eravamo tutti convinti fino a pochissimi anni fa, anche questo baumaniamente, no? So che Bauman diceva che oggi i politici possono promettere solo cose che sanno di non poter attuare, no? Perché la politica non conta, contano altre cose, no? E ne eravamo assolutamente convinti a causa della globalizzazione, dello spostamento dei centri di potere, l'invisibilità dei poteri forti, eccetera, eccetera. Però negli ultimi anni, negli ultimi due anni, qui in Occidente, la politica è tornata prepotentemente, no? Con la guerra in Ucraina e oggi con la guerra in Medio Oriente. E sono due situazioni nelle quali la pubblica opinione italiana ha molte difficoltà a comprenderle, non dico a schierarsi è velocissima, ma dico a comprendere. Forse nella depoliticizzazione c'è anche questo, e forse c'è un minimo di urgenza di politicizzazione, repoliticizzazione, che non passa per gli schieramenti, non passa per i talk show, dico là, esplicitamente, no? Cioè per quel pensiero che esclude le subordinate, no? Che è il pensiero televisivo, con tutto rispetto alla televisione. Allora, questa roba del ritorno della politica, cioè più politica che della guerra non esiste, no? Non è dato. E qui non sappiamo da dove vengono, abbiamo difficoltà a capire, no? E terza cosa che ti butto lì è la questione, che questa è molto presente, è la questione della leadership e dell'opinione pubblica, no? Allora, io vedo, anche nei media, e molto nei media, è quasi un uso ossessivo dei sondaggi, no? Cioè tu vedi, è veramente, io spero, spesso guardo, quasi tutti i giorni guardo i giornali anche di altri paesi, no? Tedeschi, inglesi, francesi, ogni tanto fanno qualche sondaggio. Non vedo mai paginate intere dedicate ai sondaggi, ai sondaggi per capire i dettagli delle questioni che l'opinione pubblica non può sapere, perché bisogna essere un minimo informati, specializzati, e dove spesso il 30 o il 40% delle persone a cui è stata posta la domanda rispondono non so, no? Onestamente, perché non sanno, no? Io sul 80% delle domande poste nei sondaggi non saprei rispondere, no? Non saprei, mi mancano gli strumenti, no? E c'è questa roba dei sondaggi che oppure quando tu vedi i sondaggi, ora lo so che tu te ne occupi, del consenso dei partiti, dove viene annunciato il cambiamento, il PD ha perso lo 0,2%. Beh, no, allora lo 0,2% non è neanche l'errore statistico, cioè non, di che cosa stiamo parlando, no? Però dietro a questa cosa, io non ce l'ho con i mass media, assolutamente, perché i mass media riflettono le cose dei politici spesso, ce l'ho con i politici, no? Cioè il politico, ora senza ricorrere a Weber e a queste cose, a categorie molto importanti, il politico è quello che guida, e che guida l'opinione pubblica, e tu ne parli molto, no? Cioè se non ci fosse la leadership politica, l'Italia oggi sarebbe, e qui seguo te, una monarchia
dove l'aborto sarebbe stato vietato, e del divorzio non si sarebbe parlato, eccetera, eccetera. E se l'Italia non vede tutto questo è perché ci sono state persone come De Gasperi, come Nenni, come e potrei citare tanti altri, no? E Berlinguer, e Togliatti, eccetera, eccetera, no? Possiamo anche partire da Togliatti, che evita la guerra civile, no? Contro, cioè, anzi, che fa la svolta di Salerno, contro il parere dei suoi, no? Per non parlare di Craxi o di Pannella, eccetera, eccetera. Allora, sono tre temi un po' che ti butto lì. Allora, vogliamo partire da questo o vuoi che ti faccia subito una domanda? Partiamo da questo, dai. Eccoci. Partiamo da questo perché insomma le riflessioni sono tante. Grazie. Intanto grazie dell'invito e grazie di questa rassegna che ha un titolo, dicevo prima, che è perfetto per le cose che diremo stasera, no? Perché un po' il senso profondo del libro va nella direzione di offrire un piccolo strumento per non dimenticare ciò che è successo nel nostro paese e anzi per in un certo senso valorizzare il passato nel costruire il nostro presente e il nostro futuro. Spesso il passato viene visto come qualcosa che non ci riguarda, no? Come qualcosa che è accaduto, non poteva che accadere come è stato, no? Per riprendere il determinismo a cui faceva riferimento Blodel prima, e che non ci riguarda più. Nel momento in cui qualcosa accade, voltiamo pagina. Ecco, questa tendenza è pericolosa perché non ci consente di vedere come siamo arrivati all'oggi. E il libro prova appunto a raccontare come tanti passaggi, tanti personaggi, eventi, fenomeni sociali hanno invece caratterizzato non solo il paese che siamo stato negli anni 50, 60, 70, ma il paese che siamo oggi. E per venire alle tante riflessioni di Vlodek, intanto sorvolo un po' quello che hai detto, no? Intanto la demografia è come se è importante. C'è un dato che in realtà non ho messo nel libro, ma che è abbastanza istruttivo, credo, che ha a che fare con l'età media del nostro paese, no? Facendo la media tra tutti gli italiani, insomma, oggi abbiamo un'età media, come sappiamo, molto elevata, no? Siamo vicini ormai ai 50 anni di età media. Quindi, prendendo tutti gli italiani, bambini e neonati inclusi, arriviamo a 47 anni, se non sbaglio. Ecco, alla fine della guerra, quindi intorno al 1945, la popolazione italiana aveva un'età media di 25 anni. Quindi un'età media che oggi ci sembra un'età media da paese emergente, da paese dell'Africa o dell'Asia. In Europa non abbiamo più naturalmente paesi con una popolazione così giovane, no? Però mi viene da pensare che forse un pezzo di quella grande stagione della ricostruzione dopo la guerra, a partire dalla resistenza ovviamente, no? Ma poi la liberazione, il 2 giugno e l'assemblea costituente, magari ecco, un pezzo di quella stagione nasce anche dal fatto che l'Italia era un paese molto giovane, quindi laddove oggi fa un po' fatica a immaginarsi un futuro, se lo immaginava e come lo scriveva, e lo ha scritto negli articoli della nostra Costituzione, no? Questo è un elemento che credo abbia un peso. Addirittura, se pensiamo alcune delle figure che entrano nell'Assemblea Costituente nel 1946, da Aldo Moro a Nilde Iotti, no? Per indicare due figure di tradizione politica diversa, avevano meno di 30 anni dal momento in cui entrano in assemblea costituente. E un po', sai, quella voglia di futuro la vedi ancora in un'altra pagina che racconto nel libro, che è quella che va dalla fine degli anni 50 alla metà degli anni 60, no? Il grande miracolo economico italiano, che è non solo un momento in cui tutti gli indicatori crescono,
Noi oggi quando vediamo che l'economia cresce di più dello 0,1 già esultiamo. In quegli anni c'è una trasformazione totale che riguarda appunto non solo le metriche macroeconomiche, ma riguarda le abitudini di pressoché tutti gli italiani, dalle abitudini di consumo a come sono fatte le case, alla comunicazione con la televisione. Ci sono davvero delle accelerazioni fortissime, no? in quel decennio, e sono accelerazioni date comunque dall'idea che il meglio fosse davanti, il meglio fosse dopo, fosse domani, fosse nel futuro. Questo è qualcosa che oggi facciamo molta più fatica a pensare, no? A pensare che ciò che ci aspetta sia migliore di ciò che ci è successo prima. Anzi, diceva giustamente Brode poco fa, una tendenza diffusa è quella alla nostalgia, che assume poi anche un tratto politico, no? Cioè la rivendicazione della nostalgia e della tradizione come muro rispetto alle trasformazioni del presente e ai cambiamenti. Altre cose che sono state dette, sui sondaggi, una cosa che ci tengo a dire è che tra le cose che ho, le fonti che ho consultato per questo libro, una mi ha particolarmente incuriosito, perché ovviamente ho dovuto studiare gli archivi dei quotidiani, monografie, documentari, ma una fonte particolarmente interessante è stata poter mettere mano leggere, consultare gli archivi dei bollettini della Doxa. La Doxa era lo storico istituto dei sondaggi in Italia. Nasce nel 1946, fino agli anni 90, non dico l'unico, ma sicuramente il più importante. La cosa interessante è che esistono questi bollettini non digitalizzati, sono delle schede stampate che poi sono state scansionate, ma insomma sono ancora molto analogiche, e in queste schede sono riportati molti dei risultati di queste inchieste sociali svolte dalla Doxa dal 1946 fino agli anni 90. Perché è interessante questo? Perché attraverso quei sondaggi d'epoca ho potuto vedere qualcosa che di solito non può fare chi prova a raccontare la storia. Recentemente ho sentito in un intervento di uno storico molto noto come il professor Barbero, no? Gli ho sentito dire che un problema per chi fa storia, come lui, è che non puoi quasi mai sapere come la pensavano le persone comuni mentre accadevano le cose. E quindi la storia sul Medioevo la fai attraverso ciò che qualcuno ha scelto di tramandare, evidentemente, no? Invece nel Novecento, per fortuna, hai la possibilità di ricostruire anche come le persone comuni sentivano ciò che capitava loro intorno. E questo grazie a uno strumento come quello dei sondaggi che riporto nel libro, che ci dicono tante cose. Ve ne cito due a titolo di esempio. Ci dicono che ancora nella seconda metà degli anni 60, quindi non l'altro ieri, ma insomma non 200 anni fa, nella seconda metà degli anni 60, circa 6 italiani su 10 e anche 6 italiane su 10 pensavano che le donne in Italia non dovessero occuparsi di politica. Ed erano passati 20 anni dall'introduzione del diritto di voto per le donne nel 1946, c'erano donne poche, ma c'erano nelle istituzioni, nei partiti. Ecco, ancora nella seconda metà degli anni 60 la percezione diffusa nell'opinione pubblica italiana era che la politica fosse una cosa da uomini, no? O ancora, collegato anche a questo aspetto del cambiamento sociale, prima veniva citato il divorzio, quindi uno dei cambiamenti più importanti della società italiana negli anni 70. Ecco, il divorzio entra nel nostro ordinamento perché in Parlamento si crea una maggioranza che approva una legge, no? Nel 1970. Tra l'altro una maggioranza, cosa che racconto nel libro perché è molto interessante, non di una parte sola. Ci sono i comunisti, ci sono i socialisti, i liberali, i laici, quindi è una coalizione in un certo senso che scardina l'assetto
Democrazia Cristiana da una parte, ecco, con i partiti laici e il Partito Comunista dall'altra, per capirci. Ecco, il divorzio diventa legge in Italia per questo motivo, ma anche perché c'era una società che in alcune sue manifestazioni, in alcuni suoi segmenti, chiedeva un cambiamento, così come avrebbe poi chiesto diciamo il riconoscimento dell'interruzione di gravidanza, no? La famosa legge 194. Però la cosa interessante a proposito di opinione pubblica, che ci fa anche capire quanto i dati sull'opinione pubblica, insomma, siano importanti, me ne occupo tutti i giorni, quindi non potete dire altrimenti, ma vanno anche presi con, no? con cautela e con misura. Cosa ci dice questo? Che se andiamo a vedere i sondaggi prima che venisse approvata la legge sul divorzio in Italia, vediamo che la maggioranza degli italiani era contraria a introdurre il divorzio. Diventa favorevole la maggioranza degli italiani al divorzio dopo che la politica, raccogliendo spinte che venivano dalla società, dà una risposta a questo problema, crea la possibilità, insomma, dà la possibilità agli italiani di divorziare. Questo per dire che, tra l'altro, e questa è una mia prospettiva forse un po' impopolare, che emerge qua là nel libro, insomma, non sono proprio d'accordo con l'idea che la società sia sempre più avanti della politica. Non sono d'accordo con l'idea che la politica non rispecchi, no, ciò che siamo noi come società civile. Troppo spesso mi sembra che ci sia un po' questa narrazione, che però è autoassolutoria, serve a farci sentire meglio, secondo la quale, no, la società avrà i suoi problemi, ma comunque è molto meglio rispetto alla politica che la guida, la governa. Insomma, la mia prospettiva è che se così fosse, ci sarebbe qualcosa che non torna, perché in ogni caso la politica, con le sue inadeguatezze, con i suoi errori, è comunque qualcosa che viene espresso dal paese, viene espresso dalla società, e in certi casi nella nostra storia, come negli anni 70, la politica addirittura ha guidato il cambiamento. Se si diceva prima, il cambiamento è avvenuto perché la politica ha saputo dare espressione, dare legittimazione a qualcosa che si muoveva nella società. Questo, diciamo, giusto per fare una panoramica molto generale degli spunti che sono emersi di qui. Bisogna avere fiducia nella tecnica. Volevo un po' continuare su questo, perché una delle cose, perché in realtà anche alla luce, non solo alla luce del libro, ma anche alla luce di quello che stai dicendo ora, si pone la domanda, e allora che cosa è successo, no? Nel frattempo, nel senso che io sono molto d'accordo con te sul fatto che sono i politici che cambiano l'opinione pubblica, no? La politica in fondo serve a questo, no? Io posso anche fare un esempio non italiano, ma di una situazione che conosco bene, che è estremamente attuale, che è Israele. Nel 1993 Rabin, il primo ministro israeliano di allora, ha fatto l'accordo con i palestinesi, con Arafat, contro l'opinione pubblica, no? Cioè ha imposto questa cosa, poi è finita male, però in quel momento solo che è stato assassinato, ma in quel momento tu sentivi la politica che si imponeva sull'opinione pubblica, che cercava di trascinare l'opinione pubblica. Tu hai raccontato ora una cosa non meno importante, il divorzio o l'interruzione della gravidanza, che sono i diritti base di ogni società civile, no? E allora, che cosa è successo? Perché è successo questo? Perché se tu, di nuovo, se tu, forse faccio domande a cui le risposte sono evidenti, ma lo dici tu e l'hai anche ora ribadito, ma lo dici anche tu nel libro, la Costituzione italiana non è solo un insieme di regole,
è anche un programma per il futuro, è un programma di trasformazione del paese, no? E i partiti di quello che si chiamava l'arco costituzionale comunque facevano riferimento a questa roba. Anche i partiti che non amavano molto l'idea della trasformazione, tipo la DC, o perfino i liberali, no? Che erano più o meno la destra. Allora, comunque c'era l'idea di una società che cambia e di una politica, e di una politica che è guidata dai partiti. Nella Costituzione i partiti ci sono, e come ci sono? C'è una Costituzione veramente molto bella, anche proprio perché parla del futuro, perché l'inizio non è la fine, non è come la Costituzione americana che sancisce una cosa, questa è una Costituzione che promette e dice che bisogna andare avanti, e che per molti anni, per alcuni decenni, la discussione è stata su quello, no? Parte delle polemiche anche all'interno della sinistra tra il PC e il PSI era anche su questo, o con i radicali, e parte della Democrazia Cristiana, se non altro quella di la sinistra democristiana, partecipava a questo discorso, e qui erano coinvolti anche i sindacati, eccetera, eccetera. Cosa è successo? E quello che è successo è irrimediabile? Ma diciamo appunto, le parole che esprimono meglio questo concetto, insomma, l'ha pronunciato un grande fiorentino, peraltro, come Calamandrei, che cito in quel capitolo, quando lui sia nei lavori dell'Assemblea Costituente, sia poi dopo, quasi 10 anni dopo, nella metà degli anni 50, parlando a un gruppo di studenti, di fatto dice: guardate che la Costituzione non finisce con gli articoli che la compongono. C'è un insieme di regole in questo testo, ma c'è anche un'idea di paese. Lui parla addirittura di una rivoluzione che deve iniziare, no? La Costituzione come inizio di una rivoluzione ovviamente civile e legale del paese. Lui dice anche un'altra cosa però, perché insomma non ci dobbiamo dimenticare che per un ventennio, no, dal 48, quando la Costituzione entra in vigore, alla metà, fine degli anni 60, se non oltre, l'Italia era un paese in cui sulla carta erano sanciti dei diritti, e questo era stato importantissimo ovviamente uscendo dalla dittatura del fascismo nel 45, 46, 48, no? Con l'arrivo della Costituzione. C'erano quei diritti sulla carta, però al tempo stesso molti non erano realmente applicati, non erano, no, effettivamente vivi. Pensate a un altro elemento che secondo me è molto indicativo: solo alla metà degli anni 60 in Italia si sancisce che le donne possano accedere a tutte le professioni. Ad esempio, le donne magistrato non esistevano prima della metà degli anni 60, qualcosa che ci sembra inconcepibile. Però dal 48 al 65, no, in più di 15 anni, avevamo la stessa Costituzione di fatto di oggi, ma era una Costituzione che non era pienamente attuata. E più, diciamo, ampiamente, no, per tornare al discorso da cui siamo partiti, è chiaro che spetta alla politica indicare una via, spetta alla politica certe volte anche andare contro all'opinione prevalente, ma non per, come dire, non ha nulla a che fare con il disprezzo della democrazia o dell'opinione pubblica, no? Ma proprio perché spetta alla politica valutare quelle circostanze nelle quali, in modo molto trasparente e secondo me rivendicandolo, no, è giusto fare qualcosa, muoversi in una certa direzione, anche se non è quella che ti dà maggiore riscontro nell'immediato. Che cosa è successo? È successo che indubbiamente noi oggi vediamo un rovesciamento. Prima si diceva la politica guida, no? I politici devono in un certo senso indicare loro una direzione. Ecco, se la politica segue, che siano i sondaggi, che siano i social, che siano, aggiungo io, che siano i talk show o i giornali, ecco, cioè qualunque altra forma, no, di raccolta del sentimento comune dell'opinione pubblica o così, di idee liberamente espresse nel dibattito, se la politica segue questo anziché
tenerne conto, ma cercare di guidarlo, beh, la lingua inglese ci dice che da leader si diventa follower, no? Cioè non si guida ma si segue. Questo è qualcosa che effettivamente vediamo un po' nella politica di oggi. Io poi credo che la verità che, come dire, spesso la politica segua ad esempio i sondaggi non tanto per decidere come pensarla su un grande tema, ma magari per decidere come parlare di un certo tema, no? Quali aspetti evidenziare. Non penso che sui grandi temi, sulle grandi questioni, la politica, per quanto una politica debole come quella italiana oggi, davvero si faccia guidare al 100% da ciò che dice un sondaggio, da ciò che può dire un influencer sui social. Però c'è sicuramente una minore legittimità dei leader politici e dei partiti, e quindi un po' questa tendenza a, come dire, andare un po' più sul sicuro, là dove si sa che bene o male si ha un riscontro più o meno immediato. Considerate una cosa, i social in questo sono complicati da maneggiare, perché i social, molto più dei sondaggi, ci danno un riscontro immediato, no? Su quanto piace qualcosa che diciamo o facciamo. E quindi l'ultimo capitolo è quasi tutto su questo, no? Su come cambia anche l'aspettativa che le persone hanno nei confronti della politica nel momento in cui cambiano i tempi, il ciclo di vita delle notizie, i canali su cui ci informiamo. Ed è questo, no, un po' il concetto di politica on demand che provo a raccontare alla fine del libro. Sì, la politica on demand, puoi anche dire che in realtà i social probabilmente, io sento sempre su questo Bauman, che probabilmente era ancora i primi anni social media quando lui ne parlava, probabilmente determinano, ho l'impressione, molto poco, perché cambiano immediatamente e soprattutto non convincono, cioè convincono solo i convinti, no? Io per primo non leggo le cose di chi la pensa diversamente, se le leggo solo per dire ma guarda come ha dietro quello lì, no? Non le prendo sul serio, tranne due o tre persone che conosco, ma che posso leggere anche altrove, non lo so, è una domanda se veramente incidono. Secondo questo tipo di analisi, mi faccio sempre a Bauman, non creano nessun legame, neanche un legame di gruppi di opinione, per non parlare di legami carnali, no? Sono l'ennesima espressione dell'atomizzazione della società, della disgregazione della società. Ma io ti volevo anche chiedere io avrei ancora due domande, ma comincio con, no, volevo farti una domanda anche su come sono stati sprecati gli anni 70, perché anche questo è bello, perché tu in qualche modo riabiliti gli anni 70, no? Anni di piombo, eccetera eccetera, e racconti, noi invece sono anni di grande modernizzazione, sono anche anni di grande creatività della società, non solo della politica e dei cambiamenti sociali, per cui la legge sul divorzio, la legge sull'interruzione della gravidanza, il codice di famiglia, eccetera eccetera, ma anche basta guardare la letteratura, tu poi cominci in epigrafe, parli di Calvino, no? Cioè citi Calvino, c'è che il massimo, cioè proprio è al massimo l'autorevolezza e la sua popolarità, è al massimo, quasi al massimo, il cinema, e le varie espressioni artistiche della società italiana. E c'è questa cosa che colpisce molto, in cui tu dici che gli elettori, soprattutto del PC, credo che ogni 8 o 6, cioè che per un elettore ci sono 6 o 8 voti, non mi ricordo, no? Cioè, se no, quella roba lì, per cui i partiti non sono quella roba chiusa che conosciamo oggi, ma parlano con la società. Immagino che fosse così un po' in minor misura per la DC, in una certa misura per il Partito Socialista. Cioè, allora,
era una grande chance, cioè era, io lo dico da straniero e da vecchio, cioè negli anni 70 la società italiana era la società probabilmente più interessante e più dinamica in Europa o nell'Occidente, e anche più feconda nelle sue contraddizioni. Allora, com'è che è stata sprecata questa cosa? Io insisto molto, è che la società italiana è diventata fra le meno interessanti dell'Occidente e dell'Europa, e abbiamo delle chance per recuperare. E attacco a questo la seconda cosa, per magari parlare il pubblico, anche perché molto spesso quando si parla di cambiamenti radicali, per esempio, parliamo della Seconda Repubblica, no? Ma è la Seconda Repubblica? Se io penso alla Quinta Repubblica in Francia, è cambiata tutta l'architettura costituzionale. L'Italia non è cambiata l'architettura costituzionale, la Costituzione è sempre quella, le istituzioni sono sempre quelle. Allora c'è qualcosa che forse è l'impotenza della pubblica opinione, e i partiti che non sono più partiti, e forse tutto questo deriva da tutte le occasioni sprecate, no? E la possibilità di recuperare. Diciamo, è difficile dire perché non sono stati sprecati se così è avvenuto. Gli anni 70, che appunto sono raccontati nel libro in due capitoli, perché c'è da dire che effettivamente nella percezione comune, se si dice anni 70, quasi si dà per scontato che si parli degli anni di piombo, fondamentalmente, no? C'è questa sovrapposizione, anche perché una sovrapposizione temporale, no? Piazza Fontana 1969, strage di Bologna 1980, che poi ovviamente c'è stato anche altro dopo, ma insomma i due eventi, no, che segnano un po' l'inizio e la fine degli anni piombo coincidono con l'inizio e la fine di fatto degli anni 70, e però sono anni di grande fermento, assolutamente sì, civile, sociale, nella partecipazione. Pensate, volendo usare questo, no, come indicatore, che proprio nel 1976-79, quindi nella seconda metà degli anni 70, in Italia si registra la massima partecipazione elettorale. Nel 76 le famose elezioni del sorpasso mancato del PC sulla Democrazia Cristiana, nel 76 va a votare il 93% degli aventi diritto. Ora, togliamo qualche persona che era fisicamente impossibilitata, no, ad andare a votare, significa che hanno votato sostanzialmente tutti. Alle ultime elezioni politiche del 2022, dello scorso anno, lo sapete che ha votato il 64% degli aventi diritto, cioè più di un terzo di chi poteva andare a votare ha scelto di non farlo o non è andato per varie motivazioni. Quindi sono un decennio densissimo, tanto che appunto meritano due capitoli diversi nel libro. C'è chi li ha definiti, Miguel Dottor ha scritto un libro con questo titolo, Il decennio lungo del secolo breve, che effettivamente è una bella definizione. Io credo che una parte della risposta alla tua domanda possa risiedere nella parabola di cosa sono stati i partiti in Italia, no? Perché in fondo è proprio tra gli anni 60 e 70 che i partiti forse raggiungono il massimo livello di radicamento e anche di legittimazione sociale nel nostro paese. È dalla fine degli anni 70 che inizia a sgretolarsi qualcosa, no? Prima si citava il Partito Comunista. Beh, il Partito Comunista, Berlinguer diventa segretario nel 72, no? Sarà segretario fino all'84. Il Partito Comunista con Berlinguer raggiunge un livello, non solo in termini di numero di iscritti, che è non solo uno degli indicatori, ma anche di presenza nella società, come dire, molto significativo, no? Addirittura una cosa che racconto è che non c'è solo l'elemento di essere iscritti, e il Partito Comunista aveva milioni di iscritti, ma c'è l'elemento di quanto essere iscritti voleva dire davvero vivere insieme a un partito, frequentare le sezioni, andare a cercare di convincere, no, delle proprie buone ragioni gli altri,
significava far parte di una comunità, no? E non so se è casuale che un po' il collasso dei partiti, che poi noi collochiamo nel 92-93 con Tangentopoli, ma aveva dei segnali, cioè dei segnali già prima, ecco, non so se è casuale che il collasso dei partiti corrisponda un po' con quella occasione sprecata di cui parlavi e con quella perdita anche forse di interesse della società italiana. L'ultima cosa che dico ha a che fare con il passaggio proprio alla Seconda Repubblica, perché è collegato ed è un non passaggio, questo è un classico della nostra storia più o meno recente, no? Cioè dare un nome nuovo alle cose nella speranza che dare un nome nuovo di per sé determini un cambiamento, che si lega infatti anche al tema del nuovismo, no? Cioè, io spero che ci sia sempre qualcuno di nuovo, ma per il solo fatto che è nuovo, non perché davvero mi garantisca un cambiamento, mi garantisca. Ho l'impressione che il concetto di Seconda Repubblica ricada in questo tipo di trasformazione quasi fittizia. È vero, ci sono dei cambiamenti, cambia essenzialmente il sistema elettorale, no? Per cui le persone, ad esempio nelle elezioni comunali, iniziano a votare per il sindaco e non più per il partito soltanto. C'è l'elezione diretta delle regioni, c'è il passaggio a un sistema semi-maggioritario alle elezioni politiche. Quindi ci sono delle trasformazioni, ma non cambia il sistema politico nelle sue regole di fondo. E quindi è, come dire, una classica situazione in cui si dà un nome nuovo a qualcosa, ma di nuovo in fondo c'è solo il nome. Oppure ci sono fenomeni, pensiamo alla personalizzazione, che però non necessariamente vengono accompagnati poi davvero da un cambiamento delle regole. Diciamo prima che cambia solo la legge elettorale, che pure è una regola molto importante. E su questo l'ultima annotazione ha a che fare col fatto che forse un problema nasceva dal fatto che se voi leggete i giornali alla fine degli anni 80, inizio anni 90, tutti parlavano di questa seconda repubblica, di questa nuova repubblica, però non veniva mai precisato cosa dovesse essere, cioè quale fosse l'idea, no, verso la quale si andava. Era più un cercavo di costruire qualcosa che sia diverso da ciò che c'è adesso. Su questo erano d'accordo più o meno tutti, ma che cosa poi dovesse essere lo si trovava molto poco nel dibattito, forse è per questo che non abbiamo costruito granché di nuovo. Grazie tante, e sono anche contento che non abbiamo menzionato la caduta del muro come causa del cambiamento, perché molto interessante vedere il cambiamento da dentro, cosa che tu fai, no? C'è un ricori, è quella cosa abbastanza facile, come se la gente fosse il PC perché credeva, nel 2010. Non era il caso italiano, credo. Comunque, se ci sono domande, contestazioni, critiche, puntualizzazioni. Buonasera, avete parlato da una parte della Costituzione, tiro fuori due concetti, uno questo della Costituzione come non solo struttura ma come programma per il futuro, dall'altra della classe politica che a volte ha funzione di guida e l'avete messa in positivo, però potrebbe anche essere in negativo. Allora volevo chiedere come la mettiamo con l'aspetto di, insomma, io dico qua il mio pensiero, diciamo, col fatto che la politica più volte da decenni ci ammorba, scusate, col fatto di volerla cambiare questa Costituzione, ecco, e col possibile epilogo a cui potremmo andare incontro con una riforma che è piccolina ma parecchio dirompente, perché va nella direzione, e questo comunque è il messaggio che sarà dato, dell'uomo solo al comando. Ma diciamo che la Costituzione in se stessa contiene la possibilità di essere cambiata, no? Ci sono
cioè c'è una parte della Costituzione che spiega come fare per cambiarla, quindi in un certo senso l'aggiornamento della Costituzione è qualcosa che gli stessi costituenti concepivano, tant'è che alcune modifiche, per carità, non gigantesche, ma alcune modifiche ci sono state abbastanza agli inizi della nostra storia repubblicana, nelle prassi, ma anche nella lettera, ad esempio il numero dei parlamentari è stato fissato, mi pare, negli anni 50, insomma all'inizio era variabile, il mandato del Senato non coincideva con quello della Camera, quindi su alcuni piccoli elementi ci sono stati interventi già molto tempo fa, prima si ovviava questa cosa sciogliendo insieme la Camera e il Senato, anche se in origine la Costituzione avevano appunto durate diverse. Però ecco, lì questo rimando storico, io credo che la volontà attuale di intervenire sulla Costituzione, per carità, sulla parte di Costituzione che riguarda la forma di governo, non sui principi fondamentali, penso che rispecchi e rifletta una difficoltà del leader di turno a, come dire, avere la percezione di essere in grado di incidere davvero sul paese. Tant'è che, se ci pensiamo, i progetti di riforma hanno avuto come protagonisti, se vogliamo, la stagione del secondo governo Berlusconi, la stagione del governo Renzi, qualche giorno fa era il 4 dicembre, no? Quando ci fu il famoso referendum costituzionale, e adesso ci sarà probabilmente un tentativo nuovamente a cui, diciamo, ispirato dal centrodestra e dalla figura di Giorgia Meloni. Quindi spesso si accompagna una leadership forte, questo intendo, no? Quasi che i leader e i presidenti del Consiglio a un certo punto sentissero la necessità di lasciare un segno tangibile proprio intervenendo sulla Costituzione. E poi non sono un tecnico del diritto costituzionale, e sicuramente, diciamo, una cosa che si può dire, visto che mi occupo molto di elezioni, di sistemi elettorali, eccetera, proprio su quello forse è un progetto che andrà un po' approfondito, perché al momento, come sapete, c'è una proposta che di fatto mette in Costituzione un pezzo del sistema elettorale, che è una cosa che non si è mai vista nell'ordinamento italiano, ed è forse un po' tanto rigido come tipo di valutazione. Però è una, come dire, osservazione personale, tecnica, soprattutto sull'aspetto elettorale. In termini politici credo che la questione sia un po' quella, cioè la volontà di lasciare un'impronta sul paese e sulle sue istituzioni, con riforme in generale della vita sociale e pubblica, magari anche sì, ma più ancora intervenendo sulle regole del gioco, quindi sulla Costituzione. Poi magari ci sarà un'ampia maggioranza, questo non possiamo saperlo oggi, è difficile, e quindi magari, insomma, i presupposti saranno diversi da quelli di riforme passate, questo non lo sappiamo. Altre domande? Ecco una, sì. Può dirci qualcosa di più su questo disamore degli italiani per il voto? È proprio una domanda che ha accompagnato, mi ricordo ad esempio, la campagna delle ultime elezioni politiche, quella campagna ad agosto, no, che ricorderete dopo la caduta del governo Draghi. Una cosa che mi colpì all'epoca fu che in quel mese, molto spesso, quando i giornalisti mi chiamavano per avere un'analisi, un commento, mi chiedevano più quanti andranno a votare che come voteranno, anche perché il come voteranno era abbastanza, diciamo, intuibile, prevedibile. È un tema che affronto alla fine del libro, perché diciamo che è un punto al quale si arriva, quello della grande astensione, al termine di una serie di fenomeni, di dinamiche. Ci sono tante ragioni possibili, ne cito due. Uno, anche per riprendere quello che diceva Vlade prima, la percezione di tanti è che la politica conti meno, che la politica non abbia l'impatto che aveva nel determinare il destino del paese e quindi il destino di ciascuno di noi. Non sono necessariamente così d'accordo con questa idea, nel senso che poi la politica ci riguarda, e come, sulle cose grosse ci sono guerre che lo testimoniano, c'è una risposta a una pandemia che lo testimonia, ma qualunque
innovazione, qualunque trasformazione sociale, economica, alla fine prima o poi si confronta con la politica. In qualunque paese, diciamo, anche libero come di mercato, la politica ha un impatto enorme anche sulle dinamiche economiche, quindi pensare che non ci riguardi la politica è secondo me un po' illusorio, però è qualcosa che molti pensano. E poi un secondo fattore che citerei è che più ancora che la politica non conta, credo che abbia inciso su questo allontanamento dal voto il seguente ragionamento: qualunque cosa io voti, poi fanno del mio voto quello che vogliono. Adesso la metto in modo molto diretto. Devo dire che vedendo la scorsa legislatura qualche fondatezza questo ragionamento ce lo può avere, no? Se vediamo come è iniziata, come è cambiata e come è finita. E quindi su questo devo dire, al di là di tutto, la politica certamente non si è aiutata negli ultimi anni, e questo io credo che spieghi molto, se non altro, il calo di partecipazione che c'è stato dal 18 al 22, cioè nelle ultime due elezioni politiche. Poi sono tutti uguali. Eh sì. Grazie. Certo, altre domande? Concordo con l'esposizione che lei ha fatto dell'evoluzione della società italiana dal dopoguerra in poi. Un'epopea, chiamiamola così, che io, data l'età, l'ho vissuta, insomma. Ricordo tutti i presidenti del Consiglio da Ferruccio Parri in poi, quindi un po' di storia la conosco. Vorrei dire, riguardo al disincanto dalla politica dell'elettorato che non va più a votare, eccetera, è dovuto anche al disinteresse dei giovani, perché vede, negli anni 70 anche i giovani sentivano la politica, partecipavano. Io ho lavorato anche nelle fabbriche, c'era questa partecipazione, e la gente frequentava i circoli arci, le cellule dei partiti, e perché no, anche gli oratori, quindi, che erano una cucina di idee, di indottrinamento, si discuteva. Oggi i giovani non vanno più, non esistono più questi centri di incontro, eccetera. E dove vanno? Vanno a fare la movida, un bicchiere di vino, delle schiacciatine, non parlano più di politica. Per questo c'è anche un disinteresse proprio nella gioventù, nella politica rispetto a, diciamo, agli anni 70, agli anni 80. A me sembra così, grazie. Grazie, no, su questo è un'altra cosa che affronto molto nel libro. Secondo me in parte è così, in parte più che non interessarsi, secondo me si interessa in modo diverso alla politica. E questo dipende non solo dal fatto che i giovani sono, non so, meno attenti, ma anche da come è cambiato il dibattito. Cioè oggi il dibattito politico si è spostato molto sui social per le persone che hanno meno di una certa età, insomma alla fine è lì che avviene il dibattito politico, e quindi c'è una partecipazione molto meno di appartenenza. Un tempo la politica era appartenenza, lo sappiamo. È molto più, semmai, prendo a cuore una questione singola e mi interesso, ne parlo. Pensate a quello che è accaduto negli ultimi tempi, dal cambiamento climatico ai diritti, ma anche alle questioni delle ultime settimane sui femminicidi, sul rapporto anche culturale tra i generi. Devo dire, su questi aspetti c'è stata una spinta anche di molti giovani, però ha avuto forme certamente diverse da quelle che aveva un tempo la partecipazione politica. Grazie.